Perché noi episodio di Passilog in Lido Isei andiamo oggi in Marignano. Marignano è un paese di 80 abitanti e di inverno poco presso ed è un paese in cui azoieja San Diego, ma qui utente è stato arrivato e il gran panile in traccia desarrivato di tutto che ne ha parlato in cui membri di alcun fraterna di Marignano, Sant'Antonio Abate, parleremo di che in 10 e di 8 in paese in generale. Lady di Scala, saluta. Sei sottopriore di alcun fraterna qui in Marignano e ci puoi presentare già a alcun fraterna Sant'Antonio Abate? E la prima cosa, io sono sottopriore, dunque voi avete una grande amistà per il nostro priore Antoine Casil, che è attualmente ospitalizzato. E dunque la confraternita di Marignano è nata nell'anno poco presso 1860. Se ci rimettiamo di Guedio, può essere il primo priore, è stato Tommaso Grimaldi, e di voi ha continuato per parecchi anni, si è arrestato nell'anno 50, perché in quella sapevamo mica, e dunque giustamente abbiamo voluto l'onore di nostro anziano di ribiare questa confraternita. Quando era Guedio? Abbiamo ribiato sotto il priore Antonio Casil in 2008. E di poi che si passa? Di voi siamo cresciuti, siamo di una quindicina poco presa, donne e uomini, e femme, abbiamo parte di tutte le manifestazioni sicuramente religiose di Marignano, ma di tutto Ugantone, perché ci pare che tutte le feste di Ugantone ci chiamano giustamente per fare o i ganti o i processioni. In la confraterna ci sono i giovani più anziani? I giovani, speriamo di più in più giovani, metteremo poi se l'anno che viene a mettere in ballo giustamente tutti i desideri che facciano il catechismo, e in più oggi abbiamo Salvatore Manudrit, che è il più anziano, patrono di Giganti, quello che è diciamo, uno dei confratelli più importanti della nostra confraternita. Andiamo a discutere con lui. Di Scala diceva che voi siete maestro di giganti. Chi dà il ruolo sul ruolo di maestro di giganti? Allora, maestro di giganti non sono maestro di nulla, perché essere maestro è quantunque qualcosa di particolare. Diciamo che conosco i giganti, e poi che sono stato zitello e gli comincio a cantare. A messa qui, con i vecchi che cantavano. Se era la messa di Dumont, la messa di Dumont che data del 1550 environ. È giunta così semplicemente all'orale, è giunta finalmente a noi, così semplicemente qua parola. E partù da uno, passò dall'altro, e tutti, mi iniziavo, ero fratello anche lui, cantava, e avevamo i cantatori che cantavano, e noi abbiamo continuato a cantare. E io conosco questi cantichivi. Dunque, perché li conosco? E passa qui l'altro. Voi che siete il più anziani di questa confraterna, come vedete l'evoluzione di Aiege, di religione in Corsica? I paesani che vengono in cittadina vanno a Biaia, voltano qui, vengono qui per dormire e si ritrovano poco. Allora ci ritroviamo, ben inteso, su la confraterna, ella fa tutto per far che i giovani ungano. E quando i giovani vengono, che li verano un poco, a maniera che noi travagliamo, che noi travagliamo, che noi spartiamo ciò che noi conosciamo e tutto, gli piace. E se non gli piace, tanto stanno. Faccio che c'è parecchi giovani che entrano nella confraterna, ce ne sono due che entrano, quest'anno che viene, per esempio. Sono giovani, giovani per rapporto a me, ben inteso. Ma infine, voglio dire, è sempre una gioventù che fa che piano piano si ricomincia così. Partendo da Aiege, andiamo verso l'altro luogo di vita del paese. Buonasera. In Depol c'è un'osteria, un caffè e accanto una sala di spettacolo e di cinema. E là ci verifico, dopo non avevi... Non sto dicendo che il caffè era nelle cappelle, è vero che la Aiege è importante in un paese, ma dopo il caffè, i commerci, ci sono le pizzerie, assai importante. 52 anni che abbiamo questa, e do prima di nato, il 31 dicembre. Tutti i giorni il caffè non è mai stato serrato, il ristorante non più. Se non ci sono mica io, c'è qualche sia, ho bussato la chiave a qualche sia, ma
a Volotta c'è sempre stato tutte le sere. Bene una da Partinello, bene una Renna, giugà, perché non c'è più, e bene una qui, bene una Evisa. C'è un palier, ce lo voyais sempre palier, e c'è più che avevo di sa côté. Per via il lasso giù scopre, dunque c'è a sala, niente, e chi di noi ha aperto tutta la nata, oui. Sulla Rossi e Calvo non hanno mica so che avevamo qui, come sala. L'Ubu Monte Nord, abbiamo fatto 56 spettacoli in un anno, più 300 proiezioni di film.